Ciao, sono Lauretta Buffa di Visionaire.fm. Il weekend è arrivato e c'è voglia di andare al cinema nell'aria? Beh, se non sai cosa c'è di nuovo da vedere, allora ho preparato un riassunto con tutti i nuovi film in sala a partire da giovedì 19 settembre. Salva il video e magari riguardalo più tardi con calma, perché quello che ti serve sapere sui film in uscita lo puoi leggere sulle schede grafiche che ho preparato. E allora iniziamo! Visionaire al cinema! E cominciamo con Thelma, una commedia d'azione che racconta la storia di Thelma Post, una vedova di 93 anni che vive sola e che un giorno riceve una telefonata. Si tratta di un truffatore che, dopo averle estorto un'ingente somma di denaro spacciandosi per suo nipote, sparisce nel nulla. Quando Thelma scopre l'inganno, va su tutte le furie e decide di recuperare ciò che le è stato rubato. La storia, scritta e diretta da Josh Margolin, prende ispirazione dalla nonna dello stesso regista, una signora di 103 anni che si chiama proprio Thelma e che dei malintenzionati cercarono di raggirare. Finalement è diretto da Claude Lelouch e vede protagonista Lino, un avvocato di successo che sembra avere una vita perfetta. Dopo un problema di salute perde il suo equilibrio mentale e diventa disinibito e senza filtri. Non riesce più a mentire agli altri, ma neanche a se stesso. In preda ad una crisi di identità, molla tutto e intraprende un viaggio attraverso la Francia. Incontra nuove persone, tra cui una donna di cui si innamora, e finalmente decide di seguire la sua vera passione, suonare la tromba, presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2024. Ma passiamo alla dramedy con Stella è innamorata. Drammatico ma col sorriso, questa è una dramedy. È ambientato nel 1985 e racconta le prime vacanze estive senza i genitori di Stella in Italia. Il sole, il mare, le amiche, gli italiani, è come un sogno. Poi però il ritorno a Parigi, alla realtà. È l'anno della maturità. Nonostante dica che non le importa molto, sa bene che quest'anno potrebbe cambiare tutta la sua vita. Per fortuna che ci sono le amiche, le uscite e anche l'amore, presentato in anteprima al Locarno Film Festival nella sezione concorso internazionale. Drammatico e biografico, Il maestro che promise il mare racconta due storie ambientate in epoche diverse. Nel 1934 un insegnante catalano si trasferisce in un piccolo villaggio castigliano nel nord della Spagna. In una piccola scuola tradizionalista decide di rivoluzionare il metodo di insegnamento mettendo al centro i bisogni dell'alunno. Il suo operato si interrompe bruscamente quando nel 1936 viene assassinato durante la guerra civile spagnola. Ai giorni nostri, una giovane donna cerca i resti del bisnonno ucciso in guerra e sepolto in una fossa comune. E La bambina segreta è un altro film drammatico che si svolge a Teheran e vede protagonista una giovane studentessa. La ragazza ha una bambina di 2 mesi, nata dopo un rapporto occasionale e di cui non ha detto nulla alla sua famiglia. Vive in un piccolo appartamento e per mantenersi agli studi lavora in una tipografia, ma un giorno i suoi genitori le comunicano che stanno venendo a trovarla. Presa dal panico, deve trovare il modo di nascondere la bambina durante il loro soggiorno in città. Con profondo sconforto si rende conto che non può contare su nessuno. Ed è sempre drammatico La misura del dubbio, diretto e interpretato da Daniel Auteuil. Vede il protagonista l'avvocato Jean Monnier, noto per essere riuscito a far assolvere un assassino recidivo, ma che, dopo questo caso eclatante, ha scelto di non accettare altri casi di giustizia penale. Quando incontra un padre di famiglia accusato dell'omicidio della moglie, Jean viene toccato profondamente dalla storia dell'uomo, una storia che fa vacillare le sue certezze. Rimaniamo nel genere drammatico con Vermiglio. Diretto da Maura Del Pero, si svolge in un piccolo paese di montagna di nome Vermiglio in Trentino. Siamo nel 1944, Lucia, Ada e Livia sono 3 sorelle inseparabili. Quando in paese arriva Pietro, un soldato siciliano, Lucia si innamora di lui e rimane incinta. I due sono costretti a sposarsi. Quando, finita la guerra, Lucia parte con Pietro e suo figlio per la Sicilia, scopre che suo marito era già sposato. Sua moglie, scoperto il matrimonio con Lucia, si vendica sparandogli. La giovane vedova e il suo bambino devono ricostruirsi una vita rimettendo insieme i pezzi del passato del marito.
E finiamo con un film per i più piccoli, Ozzy, la voce della foresta. La storia vede protagonista una giovane orangotango di nome Ozzy. Salvata e adottata da un gruppo di volontari, viene allontanata dalla foresta fluviale dove è nata. Dotata di una spiccata intelligenza, impara il linguaggio dei segni e riesce a comunicare con l'uomo diventando un influencer. Quando scopre che i suoi genitori sono ancora vivi, parte alla loro ricerca, ma quando torna nella foresta scopre che l'uomo ha devastato tutto. Ozzy ora ha due missioni: trovare i genitori e salvare la sua amata foresta. E siamo arrivati al momento della mia scelta, e questa settimana la mia scelta cade sulla commedia d'azione Thelma. No, non so se hai notato la locandina, io la trovo meravigliosa. Pistole, telefono e nonnina sulla motoretta, il tutto su un manifesto, tutto ricamato a punto croce. Questo è il marketing bellezza, mi verrebbe da dire. E funziona di brutto. Ma al di là della locandina intrigante, mi affascina il fatto che questo film sia scritto e diretto da Josh Margolin, regista a me sconosciuto, che si è ispirato ad un fatto accaduto nella vita vera a sua nonna, una signora di 103 anni che ha ispirato la protagonista, Thelma. Signora che dei malintenzionati cercarono di raggirare fingendosi i suoi nipoti per ottenere del denaro. Ma non solo, la casa che si vede nel film è proprio quella dove abita la signora, che nel film è interpretata da June Squibb, attrice al suo primo ruolo da protagonista ma con alle spalle una lunga carriera nel cinema e una nomination agli Oscar per Nebraska di Alexander Payne, film del 2012. Nel cast anche Parker Posey, Clark Gregg, Malcolm McDowell e Richard Roundtree, quest'ultimo scomparso pochi mesi prima del film al Sundance Film Festival 2024. E tu quale film andrai a vedere? Fammelo sapere, scrivimelo nei commenti sotto il video. Per il momento è tutto, non mi resta che augurarti buon cinema a tutti!